Ciao e benvenuto o benvenuta a questa prima lezione di Cora. Oggi impareremo il ritmo base della canzone Che le fa ba. Che le fa è il nome di un grande eroe, sul quale sono state scritte numerose canzoni, tanto da formare un vero e proprio ciclo di canzoni. Un'epica che racconta le sue imprese e le sue battaglie fino alla morte di Che le fa stesso. Ho diviso questa lezione in vari parti e passaggi, soprattutto se sei agli inizi. Considera che per ogni passaggio possono essere necessari diversi giorni di pratica, anche settimane o, in alcuni casi, mesi interi, prima di proseguire con il passo successivo. Dunque non avere fretta di arrivare subito alla fine della lezione, ma affronta ogni nuovo passaggio solo dopo aver ben consolidato il precedente, con una lunga pratica. Questo renderà il tuo apprendimento più graduale, facile e sicuro. Prima di iniziare, assicurati di aver accordato la tua cora nella scala di Si La Ba, tonalità di Fa. Se non sai come accordare la cora, puoi seguire la mia video lezione introduttiva su questo argomento. Puoi suonare e imparare questa canzone anche se la tua cora è accordata in altre tonalità, come il Mi o il Re, ad esempio. L'importante è che la scala sia quella di Si La Ba. Se la tua cora è accordata in una differente tonalità, segui solamente l'indicazione numerica delle corde da suonare e non quella corrispondente alle note. In questo caso ti troverai ad avere un risultato sonoro molto simile, ma non uguale, a quello del video. Ascoltiamo ora il ritmo completo della canzone. Il pollice della mano destra suona la prima corda, il Fa della seconda ottava, e la terza corda, il Do della seconda ottava, sul lato destro del ponticello. Esegui l'esercizio in maniera regolare e continua, lasciandoti trasportare dal ritmo. Non fermarti mai, scegli una velocità di esecuzione e mantienila. Tieni bene a mente e ricorda, per tutta la canzone il pollice destro suona sempre e solo questo, e tale base rimarrà invariata. Il Fa della seconda ottava sulla prima corda nel lato destro coincide con il battere del tempo, il Do con il levare. Queste due note sembrano dividere il battito in due tempi, ossia sembrano essere due crome, dalla durata musicale di un ottavo ciascuna, ma non è propriamente così. Il loro valore musicale è infatti leggermente inferiore a quello di due crome. Queste due note sono due semicrome puntate, ossia durano esattamente un sedicesimo più un trentaduesimo l'una. Ma tu non preoccuparti troppo della matematica, questi sono solo dei punti di riferimento. L'indice della mano sinistra suona la decima corda sulla sinistra del ponticello, corrispondente al Do della terza ottava.
Questa nota va suonata tra la prima e la terza corda suonate dal pollice della mano destra. Questa nota è suonata quasi attaccata al do della seconda ottava, suonato dal pollice della mano destra, quasi come se fosse un'acciaccatura. Il suo valore musicale è quello di una bis croma e dura un 32esimo. In ordine di esecuzione dovrei quindi suonare la prima corda con il pollice della mano destra, il fa della seconda ottava, la decima corda con l'indice della mano sinistra, il do della terza ottava, e la terza corda con il pollice della mano destra, il do della seconda ottava. Adesso l'indice della mano destra suona la sesta corda, il si bemolle della terza ottava. Anche questa nota ha il valore di una bis croma. Queste quattro note riempiono tutto il primo quarto o battito e creano il primo ciclo di Kelefabà. Subito dopo aver suonato la sesta corda con l'indice della mano destra, il pollice della mano destra riinizia il giro sul battere, suonando la prima corda. Ricapitoliamo in ordine i quattro momenti del primo quarto. Il pollice della mano destra suona la prima corda, il fa della seconda ottava. L'indice della mano sinistra suona la decima corda, il do della terza ottava. Il pollice della mano destra suona la terza corda, il do della seconda ottava. E l'indice della mano destra suona la sesta corda, il si bemolle della terza ottava. Il secondo quarto è praticamente uguale al primo, fatta eccezione per l'ultima nota suonata dall'indice della mano destra, che in questo caso è la quinta corda, il sol della terza ottava. Il terzo quarto sarà poi uguale al primo.
Il quarto quarto uguale al secondo. Tutto il ciclo base della canzone di Kelefabba dura 4 quarti o battiti in tutto, poi si ripete ininterrottamente. Per ora dovrei solo alternare l'ultima nota suonata dall'indice della mano destra. Una volta la sesta corda, il si bemolle della terza ottava, una volta la quinta corda, il sol della terza ottava. Allena questa parte a lungo e non proseguire finché non riesci a suonare il ritmo con scioltezza. Un ulteriore passaggio di allenamento consiste nell'eseguire questa parte del ritmo poggiando il pollice della mano sinistra sulla prima o sulla seconda corda. Attenzione, in questa fase di apprendimento il pollice della mano sinistra non suona alcuna corda. Questo è solo un passaggio propedeutico che in seguito cambierà.